Anche quest'anno si è tenuta a Bologna la 12ª edizione del Job Meeting, un momento di incontro e confronto tra studenti, aziende ed enti di formazione. Siamo qua perché le figure laureate per noi sono molto importanti. Assumiamo in prevalenza ingegneri, circa il 60% del capitale umano dal punto di vista laureati sono ingegneri, poi abbiamo circa un 20% laureati in economia, un 10% in giurisprudenza e un 10% in altri tipi di laurea. Ciao, mi chiamo Ludovica e vengo da Salerno. Siamo venuti io e mio fidanzato al Job Meeting per, diciamo, come un'esperienza, una prima esperienza, un primo approccio al lavoro. Ma uno con dà il proprio curriculum, si fa vedere, è un'opportunità ovviamente diversa dal fatto di inviare il curriculum online. Cioè qui hai comunque un confronto, hai modo di poterti esprimere, di poter far vedere anche, diciamo, a chi c'è di fronte, che tipo di persona sei. Sono laureata in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile e sono venuta qua per cercare di cambiare lavoro. Noi stiamo frequentando l'ultimo anno del corso di magistrale di ingegneria gestionale. Volevamo soprattutto vedere un attimo cosa presentavano le aziende, in che modo presentavano, sentire un po' cosa hanno anche un attimo da offrire. Spero appunto con un'esperienza di questo tipo, venendo in una manifestazione del genere, di trovare un contatto diretto appunto con realtà lavorative di vario tipo e cercare magari una possibilità di inserimento nel lavoro, perché penso che sia quello che in qualche modo serve a tutti quelli che escono dall'università. Essere qui oggi è anche il fatto di rendermi conto di quella che è la realtà lavorativa ad oggi, quindi cercare di uscire dal mondo universitario dal quale sono stata per tutti gli anni appunto che mi sono serviti per laurearmi. La nostra è un'azienda grossa, quindi i contatti che abbiamo sono tantissimi, sono centinaia di migliaia. Utilizziamo anche queste occasioni per incominciare a conoscere i candidati più interessanti. Il processo di selezione effettivamente parte anche da queste occasioni. Sono momenti importanti per noi per capire com'è il mercato del lavoro, com'è lo stato del mercato del lavoro, ma penso che siano occasioni ancora più importanti per i ragazzi, per rendersi conto se insomma stanno investendo nella direzione giusta. Questi grafici qui che avete anche dietro le spalle sono utili secondo voi? No, sì, utile è utile il grafico, magari un po' più di specializzazione tipo all'interno della stessa ingegneria sarebbe consigliato secondo me. Indicare ingegneria come diciamo una fascia tutta rossa senza specificare che tipo di ingegneria è abbastanza riduttivo e non permette anche di orientarsi. Se uno guarda solo il grafico, quello che ho studiato io, cioè ovunque è quasi inesistente, però tentare si sa mai, magari si trova qualcosa che riesci a fare anche se non hai, diciamo, la formazione esatta, però sei portato lo stesso e hai qualche possibilità. La laurea umanistica è una laurea che si trova sempre, perché anche in minore percentuale, però la parte di risorse umane, di pubbliche relazioni, di ufficio stampa c'è in ogni azienda. Quindi dico, non vi scoraggiate, speriamo di trovare lavoro anche con le lauree umanistiche.